Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, qua siamo in un nuovo episodio di Mod Vita Reale. Cioè poi non è una mod, però vabbè. E continuerò questa serie dopo 3 mesi di assenza da gameplay. Quindi questo dovrebbe essere il primo gameplay dopo le vacanze, in teoria. Se ho calcolato bene. E vabbè. Se vi ricordate, nello scorso episodio siamo arrivati qua nella casa del nord, con questa Jeep, che però non useremo oggi. Ma useremo questa perché oggi andremo ad esplorare il monte Chiliad, che è un monte che dovrebbe essere il monte più alto e più grande di GTA 5. E niente. Per chi non avesse visto il primo episodio, noi cercheremo di rispettare tutti i semafori, tutti gli stop. Cioè, poi vorrei mettere le frecce, solo che non si possono mettere. Tanto spegniamo la radio. E poi sto in sessione solitaria. Madonna. Così almeno la gente mi rompe. Tanto qua è verde. Poi scrivetemi nei commenti se volete. Aspetta. Così. O così. Cioè in prima o in terza persona. Scrivetemi nei commenti perché in modo vita reale sarebbe in prima persona, però non ci capisco niente. E non so se voi pure. E quindi niente, ci vediamo quando avremo preso il raccordo, cioè il raccordo, l'autostrada, che praticamente sta qua. Comunque vi vorrei ringraziare per le 350 visualizzazioni dello scorso video, tipo. Sono tantissime, se non l'avete visto, vedetelo, che dovrebbe essere l'inno della Champions e di Roma Atletico. E comunque niente, grazie. 350 visualizzazioni non l'avevo mai fatto, il mio record era 180 con il video presentazione canale ancora, ragazzi. Aspetta. Tanto dovremmo essere arrivati. No. Che c'è proprio un'entrata, è uscito Monte Chiliad. Scrivetemi poi se volete a mod vita reale con gente. Ecco, aspetta. Eccoci, siamo arrivati, perfetto. Eccolo qua, in teoria qua c'è scritto tourist trail, quindi no vehicles, e quindi non è tanto modo vita reale, però facciamo finta che questo sia autorizzato, proprio così. Qua subito ci dice di scegliere se andare a destra o a sinistra. Andiamo a sinistra, perché nel labirinto si va sempre a sinistra ovviamente. Io non so assolutamente la strada, non so assolutamente dove si va. Perché una volta ci sono andato, tipo 4 mesi fa, 5 mesi fa, solo che non mi ricordo dove portare. Qua là non vado da nessuna parte, quindi andiamo. Ho scoperto ora che destra e sinistra sono la stessa cosa, perché se andavo là, andavo a destra, quindi perfetto. Andiamo di qua e vediamo dove porta. Anche se non mi sembra tanto abbandonato questa zona, visto che ci stanno ancora i lavori, ci stanno da 2 ore, cioè da 2 anni e mezzo. No, niente, qua un vicolo c'è, perfetto. E quindi dovremmo prendere questa stradina qua a sinistra, quel fuori strada, questo, se c'entra la nostra bellissima macchina. Anche se una volta mi ricordo l'abbiamo fatto con un camion, solo che mi ricordo solo quello. Mi ricordo anche che le strade sono molto difficili da fare, molto ripide. Qua si potrebbe sciare benissimo. Comunque la macchina si incidenterà sicuramente, perché è impossibile qua non cadere o robe del genere. Infatti la prossima volta, se raggiungiamo 15 like, 10 like, 12 like, ve la porto in bici sta strada che è più figa. Mentre c'era un ruscello, qua una galleria. Ah, eccoli. Mi seguo la bici che hanno finito il loro turno, non mi capivo. Hanno finito la loro escursione. Qua sarà pure il titolo di questo. Ecco, già abbiamo sfiorato i sassi, perfetto. E niente, stiamo andando su lentamente, pur essendo giusto. È giusto andare lenti qua in questa montagna, perché non sono spericolato, per fortuna.
caduto. Ok, no, perfetto. Proprio che perfetto, che fortuna. Ok, abbiamo ripreso la stradina. Sempre molto più ripida. Intanto il Napoli ha segnato Allan. Eppure Zapata ha segnato al primo minuto. Io ce l'ho al Fanta, però non l'ho messo. Grande, Andrea, grande. No, c'ho pure Dybala, ma non l'ho messo perché c'è scritto 10%. Mi ha fatto tripletta. No, nel primo minuto ha segnato. Ok. Noi in teoria dovremmo andare su quella montagna là. Ragazzi, siamo vivi per miracolo. La nostra macchina qua è rotta, quindi dovremmo continuare a piedi. D'altronde c'era pure scritto non vehicles, quindi ora continuiamo a piedi. Sarà molto più lungo, molto più noioso, però anche giusto così. Ah, e non vi ho detto che oggi cercheremo di fare paracadutismo? Perché no, non c'è più paracadute, niente. Comunque, lo so che non è stata molto vittoriale la cosa quella là della Red Bull, però tanto me la faccio aggiustare. Cioè, è rotta. All our operators are on call right now. Please try later. Cioè, dai, cosa può andare di peggio? La mia macchina si è rotta, l'assicurazione non risponde, il meccanico che lo chiama a fare che la macchina qua è inutile. E poi come me la lascia? Poi mi sono perso in un bosco con tutti gli animali. Come mai sono venuto? Proviamo a chiamare il meccanico e farci portare una moto, o almeno You need una some, bici. huh? When he arrives, let me know. Ok, It's coming at you. sta Aye, I'll get arrivando. back to work. Sta arrivando la nostra salvezza, sperando che arrivi. Ok ragazzi, il meccanico ci ha lasciato la moto. E ora stiamo andando sopra il punto di prima. Però sta cercando di non cadere. La moto dovrebbe essere in teoria, e anche in pratica, il secondo mezzo più adatto dopo la bici. Cioè la bici ci sta. La moto se può fare. Ah, ragazzi, non vi ho detto che dopo cercheremo di fare paracadutismo. Infatti abbiamo il paracadute. Aspetta, magari. Ah, ragazzi, volevo dirvi che dopo faremo paracadutismo cercando di non morire, se no è un filco lo stadio. Il video non lo carico. Ragazzi, notizia di calcio, ha pareggiato per il Torino Basellis, uno pari tra Torino e Sampdoria. Vi starete chiedendo come fai a sapere queste notizie, perché ho l'app Fantamaster che si è attivata le notifiche e vi dà tutte le notizie su tutti i gol, tutto il mercato, credo, no, il mercato no, vabbè, insomma vi dà notizie sul calcio, quindi scaricate l'app Fantamaster e scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra email, facciamo dei fantacalci insieme. Intanto che parlo sto per arrivare in cima al Monte Ciliad, dovremmo stare tipo a 5.000 km, altezza 5.000 km, 5 km di altezza. Un altro ha segnato Insigne del Napoli con il Benevento, quindi 2-0 Napoli, così a caso per dare notizie sul calcio, che poi non ha senso darvi notizie perché poi quando uscirà sto video saranno già belle che finite le partite, però va bene comunque, insomma. Tanto qua c'è un vicolo cieco, stupendo. Però che possiamo superare così. Dai, meglio l'alternativa. Ok ragazzi, abbiamo strada, la moto pure si è andata storta, quindi ci siamo fatti la buona moto qua, attenzione. Infatti
altro questo che più, più che vita reale, questo è scurso. Ma qua ci stanno dei turisti che stanno... Oddio! Qua ci sono dei turisti che stanno andando con i taxi. Con i taxi. Ragazzi, là ho visto una costruzione alquanto ambigua. Quindi ora ci andrò e vediamo un po'. Cosa ci nasconde? Qua che c'è scritto? IPL Tramway West Twitch tra Paleto Point Paddock Pass. Ma che è? Aspetta. Ci sono i sentierini, che figata! Vabbè, dai, che c'è scritto? Balz End. Pericoloso. Che ce l'ho? Io no. Oh. Qua ci sono delle scalinate. Che figata. Noi però facciamo il sentiero. Che non si potrebbe fare in teoria. Non lo so, però sto solo che sto facendo un po' di casino. Ok ragazzi, là non c'era nessuna strada, quindi facciamo le scalette. Che figata, è fatto proprio bene sto posto. Per i turisti. Ma non per le moto. Vabbè, per le moto in teoria non ci dovrebbe neanche andare, quindi non mi posso lamentare. Ok ragazzi, siamo in Cina al Monte Chiliad. Siamo in Cina. Sì, siamo in Cina al Cinchia. Monte. E qua che è? Ah, qua c'è tutta la mappina. Che figata. Prima persona. Noi siamo a Los Santos Depth. Qua tutta la mappa. Noi dovremmo essere in cima al Gran Sonora Desert. Vabbè, che figata. Ah, là ci sta il binocolo. Facciamo tutte le scale al contrario, così ci ammazziamo. E andiamo in questa costruzione. E poi chiudiamo questo intenso episodio. Per poi. Ok ragazzi, ho deciso di andare a piedi perché era un po' impossibile con la moto. Eccola. Posti molto ambigui. Che è questo? Ah, noi siamo là in cima. All'occhio. Tipo illuminati. Noi ce l'abbiamo il paracadute e quindi ci potremo lanciare in teoria, no? Da qua, in teoria, non si potrebbe, ma proviamo a lanciarci. Da notare il tramonto, bellissimo. Là ci sta il lago di Zancude, in teoria. Altra notizia di Fantacalcio, Milan in vantaggio sull'Udinese, ha segnato Kalinic, ha pagato 73 milioni al Fantacalcio, no, non è vero. Ho sbagliato strada, tanto abbiamo pagato il meccanico 200 che ci ha salvato la vita. Qua ci sta un altro paesino, che in teoria è il paesino di casa nostra. Però l'obiettivo, ce l'ha pure scritto da qualche parte, sì, era atterrare nell'altra montagna, senza ucciderci magari. Che cosa figa. Poi sembra che c'ha le ali perché... Guarda. Sembra un aereo. Two hours later. Figa, quella è la cosa, là, la fabbrica dove prima siamo andati. E siamo seriamente vicini a terra. E seriamente vicini all'altra montagna. Attenzione, stiamo sbagliando leggermente strada. Vai su, no. Ok, è un po' un problema questo, eh? Tanto sì, la moto l'abbiamo abbandonata, però tanto l'ho detto dopo al meccanico, se me la riportano. Sì. Ok, stiamo atterrando. L'importante è atterrare bene e non rovinare tutto questo viaggio. Siamo atterrati di capriola, con tanto di capriola. Che bella, che cosa stupenda. Tanto qua il mio amico è morto. Vabbè, ci vediamo
in cima alla montagna. La natura è la bellissima corsa del mio omino. E intanto siamo arrivati. Non è vero. Mi sono perso. Sì. Ah, non c'erano delle casette prima. Mi hanno detto che c'era un rifugio. Mi hanno detto una menzogna. E vabbè, raga, va bene lo stesso, dai. E vabbè, ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. 15 like per un prossimo mod di vita reale. Bella.